Abbiamo fatto 2 giorni, penso, in cui abbiamo visto un po' cosa ci dicevano, no, sul mercato in generale, no, sull'economia, varie persone nella tavola rotonda di ieri pomeriggio. Abbiamo toccato l'Europa, abbiamo capito cosa vuol dire lavorare in Europa, qual è l'importanza dell'Europa. I consiglieri nazionali, 15 giorni prima di questo evento, hanno avuto tutta una serie di documentazioni molto interessanti che poi raffiguravano, diciamo, quello che sta succedendo in questo momento nelle varie commissioni. Io penso che, al di là del giusto dibattito interno, penso che noi in questo tempo abbiamo tracciato una strada. Una strada, come dice il mio amico Floriani, indicare una strada non vuol dire raggiungere sempre l'obiettivo, vuol dire percorrerla però. Vuol dire avere il coraggio di seguire una strada. Noi siamo una federazione di cui io mi onoro di essere il presidente, perché tanti dirigenti in questo periodo hanno voluto trovare il modo per un'autoriforma. Poi non so se passerà, se non passerà, se la politica accetterà queste nostre proposte, ma sicuramente noi siamo di esempio per l'intera categoria. Quello che dobbiamo cercare di comprendere è che se non alleviamo la categoria, tutta la categoria, noi non riusciremo mai poi a fare quel saltino in più che diceva il senatore Li Gotti per qualificare FIAIP. Quindi è un percorso di cui discutiamo da lungo tempo. Penso che oggi da questa assemblea sia scaturita anche la voglia di percorrere questa strada. Nei vari interventi, favorevoli o contrari, però tutti abbiamo e tutti conveniamo sull'esigenza che questa federazione e questa professione debbano stare al passo coi tempi. Io sicuramente in questi 2 anni ho fatto degli errori, ma è normale farne quando si lavora. E penso però di avere sempre interpretato, insieme a tutto il mio comitato esecutivo, e dico tutti, quello che era lo spirito congressuale. Qualcuno mi ha richiamato al fatto che se qualcuno non lavora deve andare a casa, l'ho detto io a Taormina. Io ho visto nelle 6 vicepresidenze che mi hanno seguito in questo periodo, e naturalmente nel vicepresidente, non ho visto un momento di sbandamento, non ho visto un momento di non lavoro. Sono persone che come noi fanno gli agenti immobiliari, e quindi non abbiamo, compreso il presidente nazionale, che non ha fatto la scuola di politica, che si è inventato, che non c'è un corso per fare il presidente nazionale di FIAI, come non c'è per fare il presidente regionale. Qui torna il tema della formazione dei dirigenti. E delle volte io mi arrabbio, mi dovete scusare, ma quando si attaccano le persone, che sono colleghi, che cercano di dare il proprio apporto, io mi arrabbio, perché fanno fatica come me, come te, come tutti gli altri. Allora è chiaro che questa federazione è il frutto di 35 anni di storia, dobbiamo dircelo. Oggi, domani sera, festeggeremo i 35 anni. Non è un presidente Paolo Righi che farà più grande o meno la federazione, come non lo è stato Passuti, come è il gruppo, è la squadra, è la storia, è la voglia che il gruppo ha, che la federazione ha. Gli uomini sono solo portatori di idee. Se questa federazione ha idee, ha un futuro al di là degli uomini. Allora, perché, ripeto, e perché oggi ho chiuso il discorso con il simbolo della FIAI, dell'Italia, con tante parole? Perché ognuno di noi deve dare una parola. Patrizia Diemos, che ho citato prima, non aveva mai fatto un affitto, si è messa lì, l'hanno aiutata, è stata eletta, però sul turismo, con l'aiuto di tutti, abbiamo raggiunto un risultato storico. Questo risultato è figlio di Osvaldo Grandin, è figlio di tante attività, e oggi anche la nostra vicepresidente del settore turistico ha collaborato a questo. Ci sono momenti in cui qualcuno fa il presidente, qualcuno, e momenti in cui qualcuno non lo è più. Succederà anche a me.
Io spero che questo non diventi una patologia. Io spero che andiamo oltre le persone, questo che vi voglio dire. L'ho detto all'inizio, siamo una grande famiglia, festeggiamo questi 35 anni, divertiamoci molto domani sera, perché abbiamo un grande lavoro da fare e da fare tutti insieme. Grazie per essere stati qui. Io voglio dire, scusate, un'ultima cosa. Il presidente parlava di idee, no? Idee che viaggiano sulle gambe di ognuno di voi, idee e valori. E poi una testimonianza della giornata di oggi, ho visto, al di là delle contrapposizioni, delle polemiche, eccetera, ho visto una cosa che secondo me è molto importante, la testimonio da giornalista, una grande passione, e questo, di questo voglio dare conto. Grazie, buon lavoro, grazie.